Ciao ragazze, allora ieri e oggi sono andata al Lidl, rasatissima perché mi hanno regalato qualcosa di soldi, insomma ero rasatissima perché dovevo, volevo andarmi a comprare delle cose al Lidl, però queste cose ieri non le ho trovate, oggi la mia amica ci è andata al Lidl, gli ho detto se lei poteva vedere se avevano messo questo prodotto, insomma questo prodotto, sì, questo prodotto. Vabbè, tralasciando i capelli che oggi non sono buoni, sono quei giorni del mese che i capelli vanno per conto proprio, si gonfiano senza motivo, eccetera. Vabbè. E quindi niente, sono andata lì ieri e non avevano, però ho preso alcune cose. Oggi c'è andata anche la mia amica a cercare il suo prodotto, cioè, lei era lì e gli ho mandato un messaggio. Ho detto se lei vedeva sui stigosi che mi servivano, non c'erano. Di pomeriggio oggi ho detto io devo andarci, mi devo andare a comprare, cioè devo andarci, devo prendere e niente, li ho presi, cioè li ho trovati, ve li farò vedere però alla fine. Adesso vi faccio vedere qualcosa di più sfizioso, anche se sono a dieta, certe volte aspetto quei giorni lì per godermi qualcosa di dolce che manca. Allora, ieri, insomma, ieri oggi, ho preso queste barrette Milka. Alcune le ho prese anche per mio fratello. Soprattutto questa bianca che piace a lui, cioccolato bianco, che erano a 1,05 euro. Poi ho preso questa alle nocciole, che a me piace molto, e questa col riso soffiato. Scusate, ho chiuso la TV, che mi sto vedendo Take Me House. Take Me Out, roba del genere, su canale 31 su Real Time. Mi piace tantissimo, è più bello di Uomini e Donne. Scusate per quelli che lo seguono, ma a me Uomini e Donne non piace. Però Take Me Out questo mi piace. È tipo come Uomini e Donne, però tipo, allora, ci sono tipo 30 ragazze è un solo ragazzo che corteggia, no che corteggia, vabbè, viene tipo sto ragazzo, insomma, tipo prende un po'. E le ragazze insomma spengono tipo l'interruttore se non gli piace. Poi questo ragazzo man mano si presenta, eccetera. E solo uno, appunto, sarà lui a scegliere soltanto una ragazza. Molto molto bello, mi piace tanto. Allora, poi vi faccio vedere alcune cose più sfiziosette che sono da freezer, però. Quindi le ho da ricongelare di nuovo. Ho preso i macaron. Io non li ho mai assaggiati, i macaron, se non mai mai assaggiati. Francesi, francesi, sì. Non ho mai assaggiati da quando è che ha aperto Lidl qua da mia zia. Non ci sono mai andata a comprarli, cioè quando erano in offerta. Stavolta li ho presi, cioè, carissimi, 3,49 euro. Comunque, sono a raspberry, ciliegia, se non sbaglio, ciliegia, cioccolato, pistacchio e caffè. Li apriamo insieme, vediamo su per giù come sono. Ovviamente non li mangio perché però ho lo stomaco pieno. Volevo sapere su per giù. Ah, come erano? Che dolcissimi! Cioè, sono proprio belli. Non si sente l'odore. Bellissimi, sicuramente. Allora, questi saranno pistacchio perché è verde. Questi saranno raspberry. E questi cioccolato e questi caffè. Stasera o domani, vediamo. Quando mi do qualche film. Ok, così dopo li poso. Poi ho preso questi di San Valentino che mi incuriosivano tanto. Sono dei cuoricini ripieni di fragole e vaniglia con copertura di cioccolato. E gli altri sono alla vaniglia con copertura di cioccolato bianco. Vediamo anche questi come sono. E sono 180 ml per 12. Ok, li apriamo soltanto per vederli. Oh, che dolci! Sono tipo. Sì, sono gelatini piccolini fighissimi. Chissà quanto calorie hanno. 1,34 calorie. Pochissime. E poi. Ta-ta-ta-ta, per San Valentino la pizza a forma di cuore. Apriamola e vediamola. No, ragazzi, io sono curiosa. Perché li tolgo sempre dalle confezioni le pizze? Dolcissima. Questa la farò per i 14. Già, cioè, vabbè, no, vabbè, non fa tristezza, ma comunque troppo troppo figa.
Ok, posto le cose in freezer e vi faccio vedere il resto. Ok, poi ho preso questo sugo, che è questo, una specie di sugo alla bolognese vegetale con soia. Sì, vegetale alla bolognese con soia. L'ho comprato per esempio quando mi va la pasta con la salsa, magari qualche cosa sfiziosa. Vabbè, questo era 1,49 euro, però questo era quello della volta scorsa nel volantino, però io la volta scorsa non li ho trovati oggi. Vabbè, ne ho preso uno soltanto per assaggiare, perché in caso magari è buono, magari uno ne prende qualche altra confezione. Vi volevo dire i prezzi, allora i gelatini quelli a cuore 1,79 euro, mentre la pizza anche 1,79 euro. Sì. Poi ho preso, questi li ho presi ieri, è già tipo finiti. Sono delle nocciole ricoperte al latte. Vabbè, penso li vedete. Questi sono 1,99 euro. Sono diversi da quelli dal pacco giallo che costa le arachidi 99. Questi sono più buone. Poi ho preso una confezione di ciunghie, anche queste ieri. Queste credo stavano a 1,09 euro. Ogni tanto capita. Poi patatine, queste pie che erano a 59. Caramelle per mio fratello, le Haribo Polka, molto molto buone, soprattutto queste rosse piccole, e le liquidizie queste tipo ricoperte. Buone, buone. Le caramelle credo 1,09 euro. Poi ho preso dei saponetti che erano in sconto. Saponette erano in sconto nel volantino di sto periodo, sì, di questa settimana. Sono delle saponette alla pesca. Se vi interessa l'inci, no, però non lo metto a fuoco. Comunque. Queste sono alla pesca, insomma, per lavare le mani, insomma, molto, mi sono sembrati molto carine. 79. Ci sono soltanto queste due profumazioni, lavanda e quella pesca. Questa lavanda è proprio la lavanda che piace a me. Poi invece questi della Dove li ho presi a mia madre, a 1,29 euro. Sono però quelli da 75 grammi. Cioè, io l'unica Dove che, cioè la Dove che trovo economica, sempre a Lidl la trovo. 1,29 euro, super giù. Poi ho preso i cotton fioc, bastoncini cotonate, 300 addirittura, cioè la confezione è così, molto molto carina. Credo 89 centesimi, quindi neanche per farlo. E poi scoperta, c'era una ragazza con sua madre che odorava i deodoranti, però io non ho mai, cioè non mi sono mai appassionata su questi deodoranti della Lidl, quindi per questo non, come dire, non li avevo mai visti, cioè non mi ero mai appassionata in questi deodoranti. Insomma, c'era questa ragazza che spruzzava deodoranti bellissimi. Io per il momento ho preso questo, Indian Fruit Deodorant. Questo sa di frutta, tipo di chewing gum, che non mi ricordo, c'erano un tipo di chewing gum che erano le Vigorsol o le Air, no? Le Air Viola. E questo ci assomiglia. Comunque, molto molto buono. Se non sbaglio 1,49 euro, ne dovrò comprare qualche altro. C'era alla pesca e un altro tipo. Io l'ho spruzzati tutti. Ho spruzzato questo, ho preso questo, poi ho spruzzato l'altro e già non capivo più niente. L'ultima cosa che io ho cercato proprio all'infinito è stato questo prodotto. Ta-da-da-da! Pennelli! Come se non avrei. Vabbè. Ho preso questo bellissimo set di pennelli che gliel'ho chiesto pure alla mia amica di vedere se c'era. Lei, no, non c'è, mi dispiace, Mary. E io, come? Ho detto, no, io oggi ci vado e devo vedere. Tra l'altro c'erano soltanto tre pezzi, ragazzi, tre. Io ci sono andata fortunata perché i due pezzi in un set mancava un pennello. Nell'altro set un pennello era tipo tutto rovinato. E una ragazza mi fa, mi sai dire se c'è un set? Ho detto, vieni, vieni a vedere. Io già quello mio me l'avevo già preso. Ho detto, io, ti pare. Fortunati. niente. Però la ragazza se l'ha preso lo stesso. Cioè, peccato.
Ce n'erano in tre modelli, perché c'era tipo la confezione immacolata, nera e rosa con le palline nere. Quella era fucsia, ma era fighissima, troppo. Stavo cercando se c'era il volantino, vabbè. Comunque, li ho pagati 4,99, sono 7 pennelli. Ve li faccio subito vedere. Cioè, io sono curiosa quando escono queste cose Lidl. Sono curiosa. Allora, io ho preso questo. Potevo venderlo pure nero, però. Nero, almeno qualcosa di colorato, di carina, di particolare. Insomma, c'era questo e l'ho preso subito. L'odore è tipo plasticaccia. Ok, dietro è così ed è molto trasportabile, anche tipo una viaggio, magari servono i pennelli. Ed eccoli qua. E allora, mi metto comoda. Allora c'è quello da Cipria e guardate, sono abbastanza lunghi. E con la scritta mio mare, quindi tanto per sentirmi in estate, quindi per godermi quando magari leggo mio mare, penso, mi trucco pensando al mare. Allora, questo è da Cipria ed è buono, quindi sembrano buoni, sono morbidissimi. Va bene. Ok, questo è da blush. Belli, belli. Sono veramente soddisfatta. Ovviamente poi bisogna utilizzarli. Ok, li usiamo tutti così non perdiamo tempo. Poi c'è questo da ombretto. Rigidino. Poi abbiamo questo classico da sopracciglia, che poi tra l'altro non li utilizzo mai, questi per sopracciglia. Poi c'è questo da eyeliner, abbastanza rigidello, vi devo dire la verità, proprio perfetto per applicare l'eyeliner. E questo da rossetto. Infine quello a spugnetta, l'applicatore a spugnetta classico. Questo set l'ho pagato 4,99. Insomma, se riuscite a trovarlo anche voi è per tutta questa settimana. Speriamo che li rimettono, magari ne rimettono ancora. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto di queste cose sfiziose. Purtroppo non posso fare a meno. Comunque, niente ragazze, noi ci vediamo al prossimo video, che spero che sarà quello del pacco di campagna 18, perché lo aspetto, ma mi hanno detto che c'è il pacco bloccato, quindi aspetto. E niente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.